Buongiorno a tutti! Allora, ecco qui finalmente un nuovo video sullo scopriamo le creazioni in resina. Allora, non ne ho fatte tantissime e tra l'altro alcune le ho fatte già da molte più ore di quelle che servono per asciugarsi, ma non sono ancora perfettamente asciutte, ma mi impegnerò per tirarle fuori dallo stampo. Allora, partiamo subito con quelle semplicissime, tipo, dove sono? Tipo la sirena, che anche questa è morbidina, ma vabbè. È semplicissima rosa, niente di che, l'avevo fatta con della resina che mi era avanzata. Anche qui abbiamo un sacco di avanzi. Allora, questa è normalissima al cioccolato e ok. Queste invece sono sicuramente orribili, ma mi era avanzata la resina e ho provato, oddio. È un colore molto strano, c'è un po' di rossino, un po' di non lo so neanche io. A proposito, quando faccio le unghie mi chiedete sempre di farvele vedere, quindi eccole qua. Mi chiedete anche sempre se sono finte. Quelle sotto sono mie, ma sopra c'è il gel e questa volta le ho fatte sfumate di questi due colori. Ok, dicevo, quest'altra un po' più carina, ma non credo che la userò mai, cioè non saprei proprio cosa farmene di questi colori sinceramente. Anche questa è semplicissima, è uno stampo che ho comprato al supermercato dove vado a fare la spesa. Ah, com'è morbida! È semplicissimo qui. Dai, su, ok. Intanto devo farlo asciugare bene, però è tanto carino. E c'è venuta una bollicina qui, no? Comunque colorerò di nero o di qualche altro colore i dettagli, non è male, dai. È bello lucido però. Ho comprato questi tre tipi di stampi al Sigma, dove vado a fare la spesa io. E anche se li ho comprati tipo un mese fa, alcuni ci sono ancora. Quindi se avete un Sigma vicino a casa, magari hanno ancora delle rimanenze, se vi interessano. Questi però li tirerò fuori dopo perché hanno gli stickers. E continuiamo con quelle più semplici, vabbè, tipo il fiocchettino, anche questa è resina avanzata. Allora, queste due non ero mai riuscita a farle, perché vi ricordate il disastro degli stampi? Quindi vediamo se riesco a tirarle fuori, visto che non è completamente asciutto. No, come non detto, questi penso che li tirerò fuori dopo, aspetterò qualche ora e vi attaccherò la parte del video dopo. Poi qui c'è la cacchina emoji, ne avevo già fatta una, ma ho trovato dei resti per casa. Qualche mio stupido animale se l'è fatta a pezzi, tipo, va bene. Anche questa è bella molliccia, ovviamente una cacca molliccia mi sembra giusto, vabbè, che cosa carina. Comunque è fatta così, non ho colorato benissimo la bocca, ma vabbè, ripasserò un po' di smalto e devo farla asciugare decisamente. Ogni volta ci mettono sempre di più ad asciugarsi le creazioni, non capisco perché. Per queste creazioni qui davanti devo aspettare, ma intanto non voglio aspettare per queste perché mi interessano molto, queste con gli sticker, quindi... Allora, anche perché questi hanno gli stampi morbidi, quindi se anche non fossero totalmente asciutte, chi se ne frega, si tolgono lo stesso. Oh, allora, questa non mi piace. Questi sticker sono troppo trasparenti, infatti ho fatto lo sfondo azzurrino e lo sticker è diventato azzurrino. Peccato, dovevo fare lo sfondo bianco, anche perché avevo messo un po' di glitter verdi e un po' di glitter azzurri, ma praticamente non si vedono, a parte forse qui. E niente, non mi piace purtroppo, non dovevo fare lo sfondo colorato, pazienza. Qui appunto ho fatto due con lo sfondo bianco, potevo fare anche quella là, ma no, sono sempre un genio. Dai, questa mi piace un sacco, che carina! Questa ha tre micini, molto molto carini, con un sacco di brillantini colorati e anche alcuni di quelli bianchi, non so se si vedono quelli grandini bianchi, però questa mi piace un sacco e questo stampo è anche bello lucido, bello bello. Poi l'altra bianca, questa è molto semplice, fatta con due sticker che mi aveva mandato Dada Rose. Dai, bellina! Ci sono le due posatine con un macaron e ci ho messo vari glitter a chiazze di vari colori. Dai, sì, carina. Pensavo venisse più brutta in realtà, ma sono soddisfatta. Bene, almeno questa anche. E infine qui, che c'è uno sticker che mi piace molto, speriamo sia venuta bene. Dai, sì, mi piace. Come vedete c'è Sailor Pluto, una delle mie Sailor preferite dopo Sailor Jupiter, e lo sfondo appunto l'ho fatto viola e nero, visto che i colori che si abbinano di solito a lei sono il viola e il nero. Forse i glitter neri sono un po' troppo pesanti, però no dai, non è malissimo. Poi ci ho messo anche dei glitter viola che non si vedono ovviamente, e delle stelline viola. Carino, questo stampo sembra molto lucido dalla fotocamera, dal vivo in realtà non lo è tantissimo, devo dire. Sì, stessa cosa per questo, cioè hanno tipo delle macchie, sembra che tipo lo stampo sia sporco e in effetti un po' lo è. Non credo che si vedano dalla fotocamera, il problema è che non riesco a pulirlo, rimangono.
Bene, adesso passiamo alla parte del video in cui vi faccio vedere queste che non vogliono uscire. Va bene, ora dovrei riuscire a tirarle fuori, quindi proviamo. Sì, sì, ce l'ho fatta. Ok, allora, perché c'è un buco qui? Comunque, non si è miscelato benissimo il colore, qui ci sono delle macchioline bianche, boh, non so. Ed è, non è morbido, no, per niente. Sembra una gomma da masticare. Comunque dai, è carino Kirby, che carino. Poi passiamo a questa benedetta scritta. Eccola, sono riuscita ad usare lo stampo. A parte che ho messo la resina in troppi punti, tipo qui in mezzo alla E non dovrebbe esserci la resina rosa e anche qui in mezzo alla U, per il resto è molto molto carina, mi piace. Carino questo stampo ora che finalmente sono riuscita ad usarlo. E anche questo non ero ancora riuscita perché anche questo era disastrato, ci ho messo una vita per riuscire a salvare questo stampo e ora vediamo. Ok, ce l'ho fatta, ho fatto sta benedetta emoji. Questa è più morbida di Kirby, ma ok. Adesso la appiattisco e la lascio qui ad asciugarsi del tutto, ma almeno sono riuscita a tirarla fuori a farvela vedere. E infine mancano questi due, che sono le spille di Sailor Moon fatte in modo un po' strano. Le avevo già fatte, ma avevo fatto i colori sbagliati, li avevo invertiti. Quindi ora vediamo come sono venute con i colori giusti. Ok, sono riuscita a tirarlo fuori e visto la fatica immane che ho fatto, l'altro aspetterò a tirarlo fuori, ma tanto è assolutamente identico, quindi l'importante è che ne vediamo almeno uno e devo dire che è veramente molto molto carino. Dovrò poi mettere a posto tutti i bordi in eccesso e anche qui va lasciato asciugare visto che la parte rosa è molto morbida. Che due scatole, io faccio i video, faccio le creazioni un giorno, convinta che il giorno dopo farò tranquillamente il video sulle creazioni e poi quelle non si vogliono asciugare, ci mettono sempre una vita. Adesso che c'è caldo dovrebbero anche metterci di meno, ma ok. Bene ragazzi, questo è il video finito, cioè queste sono le creazioni finite anzi. Eccole qua, direi che la mia preferita di oggi è questa, mi piace un sacco come è venuta. E niente, fatemi sapere qual è la vostra preferita e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!